Stallion era uno dei raminghi posto a difesa del Cancello Nero. Lui e la sua famiglia furono catturati e poi uccisi dalla mano nera di Sauron. Celebrimbor è stato il più grande fabbro elfico della seconda era, noto per aver forgiato, grazie ai consigli di Sauron, gli Anelli del Potere. Venne poi ucciso insieme a tutta la sua famiglia dallo stesso Sauron. Talion si risvegliò nel mondo a cavallo tra il Regno dei Vivi e il Regno dei Morti, e qui incontrò Celebrimbor, intrappolato anche lui in quella dimensione. Unendo le forze riuscirono a sconfiggere la Mano Nera. Decisero infine, che per combattere Sauron, tornato in possesso della sua forma fisica, avrebbero costruito un nuovo Anello del Potere. Qui ha inizio la nostra storia. Celebrimbor, ma che cosa ti hanno fatto? Ci hai fatti aspettare. Liberalo! Un ragno non molla mai la sua preda, Raminga. A meno che non possa ottenere un mattino più grosso. Ti ho chiamato qui per un motivo. Adesso tu lo lasci andare. Subito. No, no, no! Sei molto coraggioso per essere un uomo. Ma non sarà la tua spada a salvarlo. Quanto sei disposto a sacrificare e a soffrire? Io ho rinunciato a tutto. Non a tutto. Non ancora. Tu vuoi l'anello? Tu mi daresti l'anello per lo spettro. Per poi ritrovarmi insieme a lui nella tua tela. Io sono Shelob, e dico sempre e solo la verità. Neanche io lo scambierei. Aspetta! Talion, no! Ecco il tuo bottino. Sono colpita, Ringo. Devi tenere molto a lui. Vai dal tuo fantoccio prima che muoia. Ci hai condannati, Talion. Il suo potere era già enorme, ora le hai dato anche il mio. Ho riversato la mia forza vitale in quell'anello. E allora dobbiamo riprendercelo. Non è qui che devi combattere la tua guerra. L'anello è perduto. Ora guarda, Minas Sithil, circondata dall'esercito dell'Oscuro Signore. Guarda il Palantir. Sauron non si fermerà mai finché tutta la Terra di Mezzo non sarà sua. Il Palantir va protetto a tutti i costi. Thank you.
Mina Sithil. Devo sapere se è una di Shelob è vera. Il ragno ci ha mostrato la verità. L'ultima fortezza di Gondor a Mordor non deve cadere. Preoccupiamoci del Palantir. Dobbiamo prenderlo prima che finisca in mano a Sauron. Il suo esercito diventerà invincibile. Il destino della città è meno importante. Non lascerò che li massacrino come è stato per i miei fratelli al Cancello Nero. Dobbiamo fare qualcosa. Eliminiamo i capitani, così i gondoriani guadagneranno tempo. E potrebbero condurci al Palantir. Cerchiamo un verme e facciamolo parlare. Entrarono a Minas Ithil, l'ultimo baluardo di Gondor a Mordor. La battaglia infuriava. L'esercito di Sauron sovrastava per numero e ferocia quello della città. Per Gondor! Morirai qui, orco! Uccidere! È ora di morte! Vendicherò i miei fratelli! Non prenderete la nostra città! Urla per me! Un uomo solo? Gondor dovrebbe proprio mandare dei rinforzi! Questa città è nostra, umano! Sei in ritardo! Sentito! Perché sei qui da sola? La mia squadra è rimasta chiusa nella città bassa ieri notte. Quanti eravate? Non abbastanza. Beh, Minas Sithil resiste ancora. Stiamo per perdere la città di mezzo, Ramingo. Chiuderanno i cancelli se non l'han già fatto. Dobbiamo arrivare lì il prima possibile. Ti seguirò come un'ombra. Aspetta. Come ti chiami? Idril. Talion. Non restare indietro, Talion. Abbiamo già perso troppi uomini. Torna qui, Mermer! Cercate il Forza, Ramingo! Sei morto! Avvicinati, Trog! Fatti sotto! Facendo. Ci metterò poco. Tu va. Dì agli arcieri di coprirlo.
La città di mezzo è persa. Ci siamo battuti e hanno sudato ogni centimetro. Ma ora è loro. Allora qui si deciderà il nostro fato. Le mura interne sono forti e abbiamo il doppio dei loro arcieri. Non eguaglieremo mai il numero degli orchi o la loro ferocia. La nostra gente ha già respinto le forze di Sauron in passato. Ma alcune cose le ha perse per sempre. Sì, questo è vero. Vai alla grande sala. Proteggi le reliquie. Il mio posto è qui. Assicurati che vengano portate a Ene Tannun. E questo è un ordine. Cerca di capire. Dobbiamo difendere ciò che abbiamo di più prezioso a ogni costo. Sì. Questo è un ordine. Allora sarà fatto. Ma tornerò sulle mura prima del prossimo attacco. Un ramingo del Cancello Nero. Credevo foste tutti morti. Infatti è così. Se vuoi combattere per Minas Ithil, ramingo, le posizioni, parla col capitano Baranor. Non sono qui per unirmi al tuo esercito, ma per il Palantir e la sua sicurezza. Proteggi la città e il Palantir sarà al sicuro. Comunque, i nostri incursori stanno attaccando i capitani nemici nella città bassa. Vuoi seminare fra loro il terrore? Sì. È ora che scoprano che cos'è la paura. Gli uomini sono radunati, generale. Talion riuscì a sconfiggere o mettere in fuga molti dei capitani nemici. Tuttavia, essi venivano rimpiazzati ogni volta da orchi ancora più feroci. Per Celebrimbor, avrebbero potuto vincere soltanto riprendendo l'anello e usando il suo potere per costruire un nuovo esercito. La sua stava diventando un'ossessione. In un'era lontana il mio esercito marciò su Mordor. Seppellimmo i nostri caduti in tumuli come questo. I nostri migliori guerrieri riposano qui, protetti da potenti incantesimi. Usammo tutte le nostre arti per portare in marcia insieme a noi le virtù degli elfi. E tu avevi l'unico anello? Sì. E con esso creai un esercito e guidai l'assalto contro Sauron. Nuovo anello, il nostro anello, non è stato corrotto dalla sua ombra. Esso è perfetto. Non c'è tempo. Prendiamo solo le cose più preziose. Prenderemo tutto. Idril, a volte bisogna fare dei sacrifici. Io non sacrificherò il nostro passato alla paura. Ehi, voi! Chi siete? Baranor, questo è il ramingo di cui ti ho parlato. Hai versato molto sangue per Minas Ithil. E non sappiamo il tuo nome. Talion. Gondor ti ringrazia, Talion.
Ma i guerrieri servono ai cancelli. No, gli Uruk vogliono il Palantir e non hanno intenzione di fermarsi. Dove si trova? Mio padre l'ha nascosto. Non c'è nascondiglio abbastanza sicuro. Gli Uruk faranno a pezzi la città per trovarlo. È vero, viviamo in tempi disperati. Ma non ci arrenderemo e non cadremo mai. Non possiamo. Devo difendere i cancelli! Ai cancelli, presto! Non permetterò che la città cada! Allora dobbiamo prendere il Palantir. Non c'è altro modo. Il primo assalto alla città alta era stato arrestato. Ma per quanto? Sicuramente attaccheranno di nuovo. Dobbiamo tornare alla città alta a vedere come stanno Idril e gli altri. Per loro distruggerci non è abbastanza. Vogliono cancellare la nostra storia. Almeno non hanno la pietra veggente. I cancelli reggono. Queste reliquie erano la mia vita. Mio padre l'ha detto. Dobbiamo prendere il possibile e andarcene. Tu possiedi un'arma preziosa. La pietra veggente ti permette di vedere i nemici, usala. È troppo pericoloso. Il Palantir è veleno per gli uomini. Non c'è nessuno che può resistergli. Io sì. Altri prima di te lo hanno creduto. Se mi sbaglio, fallirò proprio come loro. Ma se ho ragione, vinceremo questa guerra. Vado a cercare mio padre. Devo parlargli. Ti farà rispettare il giuramento, Ramingo.